Provare con quest'altro. Chi sarebbe, ragazzino? Sta buono, buono, buono. Ho detto due ragazzini. Cazzo di collini di cane per pronto. D'accordo con te al 100%. Pronto. Ammazzare un poliziotto è proprio una stronzata. E sai, fai il favore, di' al tuo amichetto che la pianti con sta storia. Perché io non ho mai detto di ammazzare un poliziotto. Sì che l'hai detto. No. Sì. No, sì. Non è questo che ho detto, cazzo. Io ho detto, se Abdel tira le cuoie, allora sì che ne faccio fuori uno. Mica ho detto che lo farei per divertimento. E poi la stessa storia, sì, di quell'altro prima. Giusto perché avevo la pistola, sennò da vedere come finiva. Ma sto lì a farmi fare a pezzi, sì, sto cazzo. C'è una grande, grande, grandissima differenza. Capito che roba? Quest'ora si crede che ci va di passare le domeniche a portargli le arance dietro le sbarre. Io non c'ho bisogno di niente di nessuno, tantomeno di chi si vende il culo alla polizia. Sì, ridi, ridi, bravo, bravo. Io ne ho le palle piene a strafottere di continuare a sopportare questo sistema del cazzo come un coglione qualunque. Siamo qua, nella merda, a vivere dentro cessi pozzolenti e tu che fai per cambiare la situazione? Manco muovi le chiappe, tu nemmeno. Allora ve lo dico a voi, visto che siete amici miei. Fate che Abdel crepa, io i conti li pareggio. Uno di quei porci io lo ammazzo. Lo capiranno che la musica è cambiata, ora basta dargli l'altra guancia. Oh, frena, frena, dico, dacci un taglio, ma è assordato. Parla in un modo come se fosse un incrocio tra Musa e Paperizia. Lascia stare, c'hai solo da perdere, dammi detta. Di un po', sai, se Abdel muore, perdiamo un amico o no? Sì. Se lui fa fuori uno di loro, non sarà che un poliziotto di meno o no? Beh, sì. È solo. Sei completamente solo, lo vedi? Solo. Non potrai mai ammazzarli tutti. Che cazzo ti prende? Ti metti pure a fare le prediche adesso? Ti senti tanto superiore da dirmi cosa è giusto e cosa è sbagliato, eh? Perché? Perché? Perché non stai mai dalla mia parte? Perché stai sempre con quei rotti in culo? Fermo lì. Chi sarebbero i rotti in culo, forza? Se solo fossi andato a scuola, saprei che allora, l'odio, allora, chiamalo, allora, l'odio, non sono andato a scuola, allora. L'odio, chiamalo! Sono cresciuto per la strada, e beh, che c'è? Che c'è, eh? Dimmi, che c'è? Sì, per la strada, vuoi saperlo che mi ha insegnato la strada? Mi ha insegnato che andare l'altra guancia, te lo trovi al culo, per cui lasciami in pace, non mi capisco il cazzo. Ma sentite, lo sai, un altro po' stendevi un poliziotto come è stato un poliziotto. Troppo culo se non ci hanno ammazzato tutti. Chi si sente meglio dopo una bella fiaccata? Voi credete in Dio? Non bisogna domandarsi se si crede in Dio, ma se Dio crede in noi. Avevo un amico che si chiamava Grunwalski. Siamo stati deportati insieme in Siberia. Quando ti portano in Siberia nei campi di lavoro, si viaggia nei carri bestiame e si traversano steppe ghiacciate per giorni e giorni, senza vedere anima viva. Ci si scalda l'uno con l'altro. Ma il problema è che, per liberarsi, per cacare, nel vagone non si può. E le sole fermate sono quando bisogna mettere l'acqua nella locomotiva. Ma Grunwalski era parecchio timido e già quando dovevamo lavarci in gruppo si sentiva molto a disagio. Io lo prendevo un po' in giro per via di questa storia. Insomma, il treno si ferma e tutti noi ne approfittiamo per andare a cacare dietro il vagone. Ma io gli avevo talmente rotto le scatole al povero Grunwalski che lui decide di andarsene un po' lontano. Insomma, il treno riparte. Tutti saltano su al volo, perché il treno non aspetta. Il problema è che Grunwalski, che se n'era andato via dietro un cespuglio, stava ancora cacando. Allora lo vedo correre fuori da dietro il cespuglio, reggendosi con le mani i pantaloni per non farli cadere e tentando di raggiungere il treno. Io gli tendo la mano. Ma come lui mi tende le sue, deve mollare i pantaloni, che gli cadono alle caviglie. Ritira su i pantaloni e si rimette a correre. E i pantaloni gli cascano tutte le volte che Grunwalski prova a tendermi le mani. E allora, insomma, che è successo? Niente. Grunwalski è morto di freddo. Arrivederci. 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 Ma che ce l'ha raccontato a fare? Sì, sì, che c'ho l'indirizzo, ok, ti richiamo. Oh. Ma dico, che ce l'ha raccontato a fare?